Siamo ad Albate, 3 anni di amministrazione Lucini, quale giudizio? Ma un giudizio sicuramente negativo, negativo perché sul programma elettorale forse è stato fatto il 10% delle tante promesse fatte. C'è stata una cosa che Lucini è stato capacissimo di fare in questi 3 anni, l'aumento esponenziale al massimo delle tasse senza peraltro far seguire servizi concreti per la cittadinanza. Quindi tutte le promesse della campagna elettorale sono rimaste puntualmente ad oggi disattese. Cosa è mancato in 3 anni? Quali prospettive? Ma innanzitutto è mancato un dialogo con il Consiglio Comunale, che spesso è stato totalmente bistrattato, è stato non ascoltato. Abbiamo emendamenti, ordini del giorno, mozioni che giacciono pur votate anche dalla stessa maggioranza e non sono state attuate. L'aspetto più deludente è senza dubbio la manutenzione, non quella straordinaria ma quella ordinaria. Ci sono pagine del programma elettorale del sindaco Lucini in campagna elettorale che appunto parlano e citano la manutenzione ordinaria, e di queste pagine non ve ne traccia nella quotidianità. Quale futuro per Como in chiave politica? Ma un futuro aperto. Oggi siamo qui ad Albate ad una conferenza stampa. Fratelli d'Italia è aperta a confrontarsi con tutti i partiti e anche le liste civiche che vorranno confrontarsi per costruire una solida attività, un programma realmente alternativo nei fatti, non negli slogan, nei fatti, da contrapporre a quello che sarà il centro-sinistra, non l'abbiamo ancora capito, nel 2017. Vorremmo cercare di costruire un percorso inclusivo e non esclusivo.